Buongiorno, mi chiamo Riccardo Baldini, sono il candidato espresso da Ivrea del Movimento 5 Stelle in vista delle regionarie. Nato e cresciuto di Ivrea, che rappresenta oggi il luogo nel quale di riferimento della mia esistenza, mi sono laureato a Torino in giurisprudenza e ho conseguito nel 2011 un master in MBA. Ho avuto come esperienze di lavoro una prima esperienza nei Carabinieri come ufficiali e occupato di contratti e di bandi di gara nella pubblica amministrazione. Attualmente ho vinto un concorso nel Ministero del Lavoro dove sono un funzionario. Ho iniziato ad interessarmi del Movimento 5 Stelle in vista delle regionali del 2010, che hanno visto l'elezione dei nostri due candidati e l'ottimo lavoro portato avanti da Davide Bono in corso di questi anni. Mentre ad Ivrea ho iniziato ad attivarmi dopo aver conosciuto gli attivisti appunto di Ivrea in seguito a un evento che hanno creato gli storici attivisti di uno dei gruppi più vecchi, uno dei gruppi storici del Piemonte, che hanno creato Borgo Franco. Quindi ho sposato la causa del Movimento 5 Stelle non più solamente da una tastiera, ma attivamente, in mezzo alla gente, che è la cosa migliore per far politica, senza voler comunque far politica, ma voler aiutare le persone, aiutarci anche noi, perché comunque abbiamo tanti problemi in questo momento. Il canavese, il gruppo di Ivrea, Movimento 5 Stelle, ci siamo interessati di seguire le politiche del 2013, organizzando una tappa dello Tsunami Tour e organizzando dei banchetti informativi e altri eventi che si sono intensificati in seguito con le amministrative di Ivrea. Diciamo che qua abbiamo dato il nostro meglio, perché a 40 mani abbiamo messo giù un programma adesso preso ad esempio anche da altri gruppi locali, declinando quello che è il programma del Movimento 5 Stelle. Quindi anche nei banchetti è stato molto interessante interloquire con chi ci diceva, seguendo la cronaca nazionale volta a mettere in cattiva luce i ragazzi del Movimento 5 Stelle. Noi abbiamo fatto vedere, se riusciamo noi ad Ivrea prendere le idee del movimento e scrivere, esporle così chiaramente e avere tutti questi apprezzamenti, a Roma stanno facendo un ottimo lavoro. Infatti a Roma stanno facendo un ottimo lavoro. Queste infrastrutture inutili, come appunto, come ho detto, la sopraelevazione della 5, il traforo del CRIST con annesso canale volto alla captazione dell'acqua della Dora per una centrale ad uso di una centrale idroelettrica, e in ultimo il pirogassificatore di Borgo Franco. In caso di elezione assolutamente non avrò alcun dubbio nel sostenere qualsiasi comitato o associazione che tiene all'ambiente, a preservare l'ambiente, come nella normativa comunque regionale, con no a ulteriori cave, come si sta parlando anche nelle pardiese, ne vogliono aprire dagli altri, no al pirogassificatore, no al riempimento delle cave con immondizia, no al trattamento a caldo dei rifiuti.